se il figlio di Dio avesse detto di venirsi, non avrebbe avuto bisogno di ogni mattina si riapre la partita con la vita e ci troviamo quest'oggi per stare davanti al grande mistero, che al grande mistero della vita, perché la morte che ci fa paura e che ci fa pensare che la nostra vita rotoli verso il nulla in tante forme diverse, la morte è stata sconfitta e la vita ha vinto. Questo fatto, la morte e la resurrezione di Cristo, la vittoria della vita, sono l'evento che spalanca un nuovo orizzonte a ogni mattina. Ogni giorno si apre davanti a questo orizzonte. Iniziamo questa mattinata allora facendo memoria del primo annuncio di questo fatto, di questo avvenimento. Il primo annuncio che è stato rivolto non all'imperatore romano, ma a una ragazza di 15 anni. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ecco la serva del Signore, e il Verbo si è fatto carne. E rispondendo Gesù disse loro, per loro è un po' generico. Ave Maria, non si sa. Thank you.
prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi, Signore, la tua grazia nei nostri cuori affinché noi, che abbiamo conosciuto per l'annuncio dell'angelo l'incarnazione del Figlio tuo, Gesù Cristo, attraverso la sua passione e morte siamo condotti alla gloria della sua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È perché le scritture siano compiute. Ti adoro, Redentore di spine incoronato. Si tratta di per ogni peccatore a morte condannato. Ti adoro, Gesù buono, schernito, schiaffeggiato. Tu doni il tuo perdono a chi ti ha flagellato. Ti adoro, Gesù Pio, in croce immolato. Ripenso nel cuore mio che tu mi hai tanto amato. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro difesa. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono infatti falsi testimoni che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro difesa. Cristo, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato? Sono lieto nelle sofferenze per voi, compio ciò che manca ai patimenti del Cristo nella mia carne. Sono lieto nelle sofferenze per voi, compio ciò che manca ai patimenti del Cristo nella mia carne. Per il suo corpo che è la Chiesa.
Compio ciò che manca ai patimenti del Cristo nella mia carne. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sono lieto nelle sofferenze per voi. Compio ciò che manca ai patimenti del Cristo nella mia carne. Non verrai meno, non ti abbatterai. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto in tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non verrai meno, non ti abbatterai. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo. Il Figlio imparò l'obbedienza da ciò che sofferse. Ci insegna a rinnegare noi stessi, a caricarci della croce di ogni giorno. Regni sul legno bagnato dal sangue dell'agnello. Aiutaci a perdere la vita se vogliamo salvarla. Ti sei fatto servo in tutto simile all'uomo. Sostieni la tensione del crescere, l'impegno dello studio, la fatica del lavoro. Uomo dei dolori, familiare con il patire. Aiutaci a non rifiutare chi soffre, a sopportare la malattia, a riempire la solitudine degli anziani. Hai provato l'abbandono, la tristezza e l'agonia. Avvalora il dolore innocente, la persecuzione del giusto, la pazienza del povero. Ti sei dato liberamente, amandoci fino alla fine. Non lasciarci vincere dalla disperazione, accogli chi oggi ti incontrerà nella morte. Riaffermiamo l'obbedienza della fede al Dio che non risparmiò la croce a suo Figlio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Padre, nel tuo misterioso disegno di salvezza, unisci la passione delle membra a quelle del capo, servo redentore. Concedi a chi soffre per il suo nome di essere pazienti nella prova e di perdonare a chi li perseguita, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci conceda, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Veni, Sancte Spiritus. Veni per Maria.
Un'altra testa si china lentamente. Un bambino è preso lentamente. E la violenza ha causato così tanto silenzio. Per chi ci hanno preso? Ma vedi, non sono io. Non è la mia famiglia. È nella tua testa stanno combattendo. Con i loro carri armati e le loro bombe e le loro pistole. Nella tua testa, nella tua testa stanno piangendo. Nella tua testa, zombie nella tua testa. Cosa c'è nella tua testa? Zombie. Sento
Benvenuti a tutti. Dopo tanto tempo ci troviamo per vivere questa giornata più che preoccupati a fare cose, a rimanere spalancati a tutti i doni che il mistero di Dio vorrà farci durante questa giornata. Eravamo pronti per andare a Rimini per il Triduo e ci siamo però lasciati sfidare dall'imprevisto, cioè l'imprevisto dell'invito che il Papa ci ha fatto per andare a incontrarlo lunedì. E così ci troviamo oggi e lunedì. Scrive una di voi: attendevo il momento del Triduo dalla prima e unica volta in cui ho partecipato, e sapere che quest'anno non sarà possibile farlo, perché è stato invece proposto l'incontro con il Papa, mi ha lasciato molto perplessa. Ci ho riflettuto e sono arrivata alla conclusione che se le stesse persone che mi hanno proposto il Triduo 2 anni fa ora mi stanno proponendo questa cosa, la scelta più logica sarebbe quella di fidarmi e andare dal Papa. Devo dire però che faccio un po' fatica a capirne il motivo. Quindi volevo chiedere, perché è stato scelto l'incontro del Papa e non il Triduo? Bene, allora questa amica ci incalza subito e ci impedisce di essere passivi. Perché sono qui? Perché a Roma e non a Rimini? Non bastano spiegazioni organizzative a lei, ma io credo neanche a noi. Potremmo dire: perché noi siamo qui e non siamo con i nostri compagni? Io quando ho invitato dei miei studenti a venire oggi a Ro, e ho detto: cosa fai venerdì? E lui fa: io vado a fare shopping. E io dico: brava. E un altro: ma no, io vado a fare una grigliata con i miei amici del basket. Benissimo. Allora la domanda è: tu perché sei qui? Perché ci siamo mossi coi pullman dalla Valle d'Aosta, dal Piemonte, dagli angoli della Lombardia? Perché? Aiutiamoci perciò quest'oggi, come sempre direi, ad andare a fondo del nostro agire, della nostra esperienza. Attendevo il momento del Triduo, diceva questa ragazza. Attendevo. Che cosa attendevi, amica mia? Posso capire uno che attende dopo 2 anni, attendo il concerto dei Pinguini Tattici,
che continuano a rimandare e speriamo che sia la volta buona questa. Attendevo di tornare allo stadio a vedere lo sprint finale, ognuno dalla sua curva. Capisco questa attesa, ma che attesa è l'attesa del Triduo? La prima cosa da guardare, senza darla per scontata, è questa attesa, la profondità di questa attesa, quella che ci ha portato qui anziché portarci a fare la grigliata. Al mattino la mia anfora è vuota alla fonte. Uno è l'alveo del mio desiderio. Abbiamo ascoltato. Primo punto, un bisogno radicale. Nell'ultima scheda di GS era riportata la testimonianza di Agnese, che dovremmo avere letto tutti, bastava cliccare il link, che diceva così: mi sono svegliata e in modo totalmente straordinario e insolito per me mi sono ritrovata a pregare per la giornata che stava cominciando. Più tardi mi è arrivata la notizia dei primi bombardamenti da parte della Russia in Ucraina. Mi è caduto il mondo addosso. Mi chiedevo, com'è possibile che io abbia pregato per questa giornata e la prima notizia che mi giunge è lo scoppio di una guerra terribile? Dietro l'immagine di un mio amico morto l'anno scorso leggo questa frase: è così facile obbedire? Mi son chiesta. È questo quello a cui devo obbedire? Che cosa posso fare in questa situazione? Mi è caduto il mondo addosso, diceva lei. Viene da cogliere l'eco con quello che abbiamo cantato prima. Mio Dio, mi guardo e scopro che non ho volto. Guardo il mio fondo e vedo il buio senza fine. Ma che cos'è la realtà? Che cos'è questa realtà della guerra? Che cos'è questa nostra impotenza davanti alla realtà? Che cosa possiamo fare? E proseguiva Agnese: ho passato probabilmente le 6 ore più brutte della mia vita a scuola, perché la mia testa era fissa sulla guerra ed era invasa da preoccupazioni e paure che mi stavano soffocando e facendo annegare. Come nella canzone dei Cranberries, in your head, zombie, la morte dentro la nostra testa, le 6 ore più brutte della mia vita. L'impatto con la realtà della guerra, ma la realtà della pandemia, ma tutta la realtà, le circostanze particolari della nostra vita, ognuno ha le sue, esattamente come ognuno viene qui con i suoi pensieri nella testa, le sue preoccupazioni stamattina, qualsiasi esse siano, un voto, la criticità del mio andamento scolastico, una ragazza che mi ha frenzonato, la malattia di una persona cara, qualsiasi sia la realtà fa emergere in noi un bisogno radicale di certezza, che la vita abbia un significato e perciò che la vita abbia una ragione valida per sperare e affrontare le prove della vita. Questo bisogno così radicale del nostro io non è un sentimento, non è una paturnia o una roba soggettiva da psicanalisi, è perché questo bisogno è un fatto oggettivo.
irriducibile e le domande che così potentemente si sprigionano nel nostro cuore sono la prova tangibile di questo. E più le sfide sono radicali, più la realtà ci punge, come questo microfono, e più il nostro bisogno di significato, il nostro senso religioso, come lo ha definito Don Giussani, viene portato a galla, come una palla piena d'aria che tu cercavi di tenere sotto il pelo dell'acqua, ma non ce la fai, perché la forza, mi sembra fisica, è troppo forte e vince persino i tuoi muscoli. Non occorrono le bombe dell'Ucraina che, grazie a Dio, per adesso ci hanno risparmiato qui. Basta vivere i primi istanti del mattino, di una qualsiasi mattina, come raccontava prima Agnese e come racconta un'altra di voi. Perché affannarsi tanto quando è così semplice obbedire? Nell'ultimo periodo, esattamente da quando è iniziato il Covid, la mia vita mi è parsa piena di affanni, creati dal mio giudizio troppo severo su me stessa, sul mio stesso corpo. Problemi o affanni che non sono ancora svaniti, così spesso questa parola mi fa riflettere. Perché ci riempiamo e ci preoccupiamo troppo di questi problemi al punto da non essere quasi più noi stessi e perderci completamente? La risposta implicita a questa domanda sembra: non preoccuparti, obbedisci. Beh, non penso sia così facile. Obbedire ai genitori, ai professori o a qualsiasi altra persona può essere facile o un po' meno a volte, ma non mi alleggerisce da queste preoccupazioni. Forse bisognerebbe obbedire a qualcosa di più grande, ma cosa? Problemi e affanni suscitati dalla realtà, diceva lei. È davanti a questo che ci rendiamo facilmente conto della nostra impotenza. Allo stesso tempo, però, ci rendiamo conto che non basta ripetere delle frasi fatte. Obbedisci, non preoccuparti, ti reminanz. Non basta ripetere parole, perché tutto questo, tutto il nostro agitarci, anche il nostro agitarci religioso, non ci alleggerisce dalle nostre preoccupazioni. Anzi, più ci agitiamo e più le preoccupazioni si esasperano, perché vediamo l'inefficienza del nostro agitarci. Per quanto possiamo essere sinceramente volenterosi, non possiamo non fare i conti con la nostra impotenza. Ascoltiamo adesso un famoso, bellissimo canto di Adriana Mascagni. Che faccio non è il mio male, sono più misera di quanto credevo. Il male che ho dentro queste mie ossa, padre, mi tiene lontano da te. Passa il mio tempo, sincera,
vedevo il male che ho dentro queste mie ossa, Padre, mi tieni lontano da te. Sono più misera di quanto credevo. Amo la gente, non son sincera. Vivo il presente, non son sincera. Prego la sera, non son sincera. Questa insincerità non è solo il velo di fuliggine dei nostri errori, ma esprime innanzitutto l'insufficienza di tante nostre parole, di tanto nostro affannarci, di quella vertigine che ogni tanto sperimentiamo quando siamo da soli con noi stessi e ci guardiamo allo specchio e ci chiediamo: ma chi sono io? Ma chi è questa faccia che ho davanti? In che cosa credo io? Qual è il mio punto di consistenza? Per cosa vivo? E avvertiamo tutto come un abisso di domanda e una fatica a rispondere. Se la realtà pone una domanda così concreta, e la realtà ce la pone una domanda così concreta, occorre che la risposta a questa domanda sia concretamente verificabile dentro la realtà. Concludeva l'amica di prima chiedendo: forse bisognerebbe obbedire a qualcosa di più grande, ma che cosa? Secondo passaggio: c'è speranza, un imprevisto. Racconta un altro di voi: fin da quando sono al mondo mi hanno parlato di Cristo, ma di fatto non ho mai capito chi fosse. Parole come incarnazione, resurrezione, vita eterna erano sempre state per me poco concrete e poco interessanti per la mia vita. E di un Dio incarnato non ho mai saputo che farmene. Ma mi sono innamorato e ho scoperto che il modo in cui mi ero immaginato di poter amare non mi basta. A scuola ho scoperto che desidero la bellezza, che la realtà mi attrae e che non posso accettare che finisca. Ho scoperto che il mio cuore ha ansia di trovare la pace, perché con le mie forze non riesco a volere bene neanche ai miei genitori. La realtà è meravigliosa, non solo perché ci pone le grandi domande, le domande concrete, ma anche perché è il luogo dell'imprevisto. Non dobbiamo fare niente, perché la realtà accade, grazie a Dio. È il luogo dell'imprevisto, come anche abbiamo imparato a raggio. La realtà ci veicola, quando meno ce lo aspetteremmo, ci veicola una grande promessa di felicità, di amore, di bellezza, e ci fa accorgere delle sue tracce. È come quando a scuola tu sei un po' lì stravaccato sul banco, distratto e svogliato, e per il corridoio passa la ragazza più bella della scuola e ti fa risorgere. Non te lo saresti aspettato. E tu eri lì che incidevi col taglierino il banco, scrivendo maledizioni, e poi vedi lei e si riapre la giornata. Questo è l'imprevisto. Per questo la realtà è stupenda, perché ci fa le sorprese. Non lo fa, non ci sorprende per modo di dire. Non è una metafora quella dell'imprevisto,
ma è la descrizione di un'esperienza, un innamoramento, un incontro a scuola. Mi sono innamorato, ho scoperto che desidero la bellezza. Non è un'idea, è una realtà. Ma prosegue questo nostro amico. Per Giovanni, Andrea, Pietro, seguire Cristo era camminare dietro a Lui, cioè una cosa reale. Ora, io sono uno studente. Che fare? Dove andare per seguirlo? Che fare oggi, domani, giorno per giorno? Questo mi preme, perché so che tutta la vita dipende da questo. I Vangeli, amici, i Vangeli sono pieni di testimonianze di questo camminare dietro a Cristo. Tra le tante ce n'è una famosissima in cui si racconta di un uomo di nome Zaccheo. Lo avrete sentito questo nome, credo, più o meno tutti, ma se anche uno non l'avesse mai sentito, chi se ne frega, lo sente oggi per la prima volta. Allora, Zaccheo era un ebreo che faceva il pubblicano. Il pubblicano era una figura molto controversa, perché il pubblicano era l'esattore delle tasse. Già la parola ci è antipatica, è come se fosse il controllore dell'ATM, quello dei tornelli, che tu dici, oh, mamma mia, che vita, fare. Allora, era un pubblicano, l'esattore delle tasse, ma l'esattore delle tasse per conto di chi? Per conto dell'impero romano. Quindi i romani, dobbiamo sapere che i romani erano gli invasori, gli ebrei erano gli invasi, gli aggressori e gli aggrediti, linguaggio molto contemporaneo. I romani e gli ebrei si odiavano a vicenda, questo è facile da capire. Poi intuite che gli ebrei avevano una visione molto semplice del mondo. Al mondo esistono due categorie di persone, gli ebrei e i non ebrei. Chiaro, più facile di così si muore. Allora, essere un ebreo e un pubblicano come Zaccheo, intuite che è un casino, è una contraddizione in termini. Era una combinazione indigeribile. È come uno che ti dice io tifo il Napoli e la Juve. Tu dici, oh, proprio una combinazione. Come si fa? I tuoi connazionali ebrei ti odiano perché sei venduto al potere. Ma i romani ti usano come il cane da guardia, come la spia che deve intrufolarsi in mezzo al popolo che deve essere governato. Questo era Zaccheo. Immaginatevi che casino di vita doveva essere la sua. Tra l'altro, dice il Vangelo, era piccolo di statura. Provate a immaginarvi il suo mattino, quando andava al lavoro, in mezzo alle città, in mezzo alla città, a Gerico. Altro che zombie nella testa, viveva tra gli zombie. Ma un giorno, siccome aveva sentito parlare di Gesù da qualcuno e aveva sentito che doveva passare per la via e c'era la folla, no? C'era la vita, il casino della vita, allora, incuriosito, sale su un sicomoro. Il sicomoro è un albero grandissimo, monumentale. Allora sale, si mette fra i rami per vedere senza farsi vedere, per spiare, perché era il suo modo di vivere. E immaginiamoci quest'uomo disprezzato da tutti, che non si vuol far vedere, che si nasconde. Come quando tu sali sul tram e non vuoi vedere nessuno e ti giri verso il finestrino per non essere guardato. Casomai che qualcuno ci sia sull'autobus che ti conosce, meglio non farsi vedere.
Questo era Zaccheo. E mentre passa Gesù, Gesù alza lo sguardo, lo vede, e gli dice: Zaccheo, scendi, perché voglio venire a casa tua. Ragazzi, nessuno andava a casa di un pubblicano, era vietato dalle regole, oltre che poco popolare. Ti defollowavano subito se facevi una roba del genere. Ma proviamo a immedesimarci con quello che Zaccheo deve aver provato nel sentirsi guardato così, finalmente, senza disprezzo da qualcuno, ma con simpatia. Per un istante, per lui, la realtà ha smesso di essere qualcosa di velenoso da cui doversi difendere e si è trasformata in una imprevedibile possibilità buona. È accaduta un'imprevista promessa di felicità. E così festinans, dice, mi sembra che l'accento sia giusto, che vuol dire repentinamente, ma con quell'accento festoso, Zaccheo scende giù dall'albero, corre a casa e accoglie Gesù a casa sua. Ragazzi, il nostro trovarci qui oggi ha radice in un'esperienza che ci ha attratto, in uno sguardo che abbiamo ricevuto. Nessuno è stato spinto per sbaglio sul treno o sul pullman per Rho, credo, legato con lo scotch e imbavagliato. Così come nessuno di noi ha aderito all'invito di oggi perché ha studiato un libro o un'enciclopedia o ha cercato i tutorial su YouTube. Chissà quante prediche si sarà sentito rivolgere Zaccheo dai suoi connazionali, dalla sua famiglia, dai sacerdoti del Tempio. Ma tutte le prediche si sono sempre risolte in un buco nell'acqua. L'impotenza delle parole. Come quando tua madre ti fa le prediche. Tutto, fino all'incontro con quello sguardo pieno di simpatia. Così anche noi, un po' pubblicani forse, cioè incasinati, siamo stati mossi da un'amicizia, da un punto di attrattiva, semplice, perché la realtà è semplice. Ma il nostro amico, quello innamorato, rincara la dose e dice: non desidero altro che conoscere Cristo. Non so ancora bene il perché di questo, ma tutti i miei più grandi amici, gli uomini che più vedo vivi e felici, mi hanno detto che Lui è l'unica risposta a tutto ciò che desidero, che è Lui quello che cerco. E se Cristo è proprio ciò che mi è stato detto, io voglio incontrarlo e seguirlo da subito. Un altro scrive: ma come fa a essere lì Cristo? Come fa a essere in me? Non capisco dove e in chi sia Cristo, se noi siamo tutti umani e limitati. Dov'è? Terzo passaggio. Il cammino al vero è un'esperienza. Dobbiamo renderci conto che Giovanni, Andrea, Zaccheo, Giuda hanno incontrato Gesù, ma Gesù per loro all'inizio era solamente un uomo, certo, un uomo speciale, ma non sapevano che fosse la seconda persona della Trinità, non sapevano che era Dio, sapevano che era il figlio del falegname che abitava nella tal via al piano terra. Gesù era un uomo come tutti gli altri, ma quell'uomo poi disse di sé cose che altri non dicevano. Parlava e agiva in modo diverso da quello di tutti. Il nostro cammino non è diverso da quello dei discepoli.
Quella con Gesù era per loro un'amicizia che abbracciava sorprendentemente tutta la propria umanità. Desideri, talenti, domande, affanni, fragilità e sbagli. Gesù non solo faceva miracoli, ad esempio guarendo alcune persone, ma prima di tutto abbracciava col suo sguardo buono tutta la realtà, come pieno e dominato dalla certezza che ogni cosa della realtà è amabile. Tutto, tutto era abbracciato e niente era escluso. Anche se la gente non sempre capiva tutto quello che diceva, come peraltro capita anche a noi, la gente rimaneva incollata alla sua persona, non per quello che diceva solo, ma per quello che era, per come si poneva, come succede del resto anche a noi. Come diceva prima il contributo, con tutti i miei più grandi amici, gli uomini che più vedo vivi e felici, questa è un'amicizia. Vivi e felici. Da chi altro vuoi andare se non dalle persone vive e felici? Una volta, mentre Gesù stava parlando con i suoi amici, immaginiamoci un contesto familiare, il Sacromonte di Varese, vista lago, picnic, oppure il Monte Stella, vista tangenziale, meno romantico. Però il contesto era questo, una gita insieme, una passeggiata insieme che Gesù fa con della gente, come succede anche a noi, no? Che lo dici a due o tre e poi sei in 40 e dici, porca, ci vuole un pullman. Ma era così, perché la vita funziona così. A un certo punto, mentre sta parlando con i suoi amici, dice così: non affannatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Gesù non ragionava di cose astratte, non escludeva niente, ma abbracciava tutto, semplicemente questo, richiamando tutto, sfidando, richiamando, rimandando sempre oltre l'immediato perimetro delle cose, come uno che apre le tende in una stanza buia e ti fa vedere una bellissima giornata di sole. Pensate a quella gente che viveva con uno così, vedendo crescere giorno dopo giorno un'amicizia così luminosa e intensa. La gente che stava, che si coinvolgeva con lui, sussulto dopo sussulto, diventava familiare. Quello con Gesù era un dialogo permanente tra il loro io, il loro cuore, e la sua presenza buona, che a un certo punto ha svelato loro l'origine del suo essere così speciale. Io sono il figlio di Dio.
Io e il Padre siamo una cosa sola. Quel Padre che vi annuncio, quello che si prende cura dei gigli del campo, io e Lui siamo una cosa sola. Lì, per i discepoli, si è accesa la domanda della fede. La fede in Dio per loro non era un salto nel buio, non era lo sforzo di doversi convincere di qualcosa, ma era aderire fino in fondo a quella amicizia buona, viva e felice, che era entrata nella loro vita. Loro infatti non vedevano Dio, non vedevano il Padre, non vedevano niente se non quella faccia. Il volto di Gesù, un uomo che era loro amico. Dei segni di quell'amicizia avevano pieni gli occhi e il cuore, un'esperienza che andava accumulandosi giorno dopo giorno, e ne avevano sperimentato la corrispondenza. Noi oggi non vediamo il volto di Gesù, noi non vediamo il Padre, ma vediamo certi volti. Abbiamo gli occhi e il cuore pieni dei segni di certe amicizie, vive e felici, impossibili da immaginarci, ma reali, e di cui abbiamo sperimentato la corrispondenza. Come racconta una di voi, mi sono tanto affannata in questi mesi alla rincorsa di tutto, dallo studio alla musica, dagli impegni alle amicizie. Per tantissimo tempo ho avuto la sensazione di dover trattenere con tutte le mie forze tutto quello che di bello mi succedeva, perché è fragile e momentaneo, di annaspare dietro alla mia vita finché mi sono spezzata, sfinita da questa rincorsa. Un amico, un volto, un amico mi ha detto di cercare quello che c'era per me nella giornata, nella mia giornata, perché di vivere una giornata senza qualcosa per me non ne sarebbe valsa la pena. Questa sua visione della vita, questo suo sguardo della vita, una vita come un dono sempre per me, mi lasciava a bocca aperta. E così ho provato a essere disponibile a farmi raggiungere da quello che c'era. Ho cercato quello che lui vedeva e l'ho trovato in tutto. Niente, niente dell'esperienza umana è eliminato. Incomprensioni, debolezze, affanni. Altrimenti non sarebbe più un'esperienza umana. Sarebbe un'esperienza idealizzata, ma a noi ci interessa l'esperienza umana. Ogni cosa è investita da uno sguardo nuovo che riconosce un bene per sé. Oggi, come 2000 anni fa, ci è offerta la possibilità della stessa amicizia. Per molti di noi passa attraverso i volti degli amici di gioventù studentesca. GS, infatti, non è un gruppo di interessi tra i molti interessi della vita. Il basket, la fisarmonica e poi GS. Non è nemmeno il raduno di persone intelligenti e dotate di più degli altri di qualcosa in più, tranne il coro forse. Essa, GS, è piuttosto un aiuto a riscoprire e vivere in modo più autentico il fatto che la fede cristiana risponde meglio di qualsiasi altra proposta alle esigenze profonde del cuore dell'uomo. Se aderiamo sinceramente, se accettiamo di compiere una verifica della proposta che essa ci porta, ci fa attaccare sempre più ragionevolmente a essa e soprattutto ci introduce alla scoperta più personale della presenza, la presenza con la P maiuscola, di cui essa è segno, volto visibile.
come Gesù era il volto visibile del Padre. Per noi Cristo è il volto della speranza e certi volti sono i segni di Lui. Come per i discepoli, anche per noi, la fede non è un salto nel buio, ma è riconoscere la presenza di qualcosa che non vedo attraverso la mediazione di un segno che vedo. Che Cristo sia qui, ora, tra noi, questo la mia ragione non può percepirlo, come percepisce che tu sei qui, in questo momento. Però non posso ammettere, non posso non ammettere che c'è. Quarto passaggio, la speranza alla prova delle circostanze. Se è vero, come è vero, che Dio prende iniziativa nella vita e noi vediamo i segni storici della sua iniziativa a cui possiamo aderire, segni eccezionali che rimandano a Lui, a cui aderire, che accendono e sostengono la nostra fede, è altrettanto vero che ciascuno di noi ha una grande responsabilità, un grande compito, perché non basta che Gesù accada, perché Gesù accade a te, quindi tu sei interpellato, non stai davanti coi popcorn come quando guardi Netflix, sei chiamato, cioè hai una grande responsabilità. Qual è questa responsabilità? Innanzitutto, riconoscere questa sua gratuita iniziativa. Infatti, Cristo si offre alla nostra libertà, non si impone ad essa. Per intercettare, riconoscere e seguire il vero che si rende presente nel segno di una diversità umana piena di attrattiva, non occorrono doti particolari, ma solo una semplicità di cuore. Accorgersi lì dove accade, e te ne accorgi perché il cuore vibra. Non è una suggestione, ma è un'esperienza che accade. In secondo luogo, ciascuno di noi deve fare la propria verifica. È vero o non è vero che l'adesione a Cristo, celato dietro i volti di certe amicizie umane eccezionali, riempie il mio cuore più di ogni altra cosa, più di tutto il mio affannarmi? È vero o non è vero che io con certi amici sono più io, sono più me stesso, sono più unito, tutto unito con me stesso? È vero o non è vero? Noi abbiamo il dovere di fare questa verifica senza paura, senza freno a mano. Verificare non vuol dire, attenzione, dimostrare di essere capaci di far qualcosa. E non è nemmeno che tutto fili liscio, senza problemi e senza intoppi. Noi spesso pensiamo che la presenza di Cristo nella vita coincida con la soddisfazione di tutte le nostre immagini e schemi. Io avevo questa idea, io avevo questo progetto, io avevo questo desiderio particolare di mettermi con questa ragazza. Le cose poi sono andate come non mi immaginavo, allora Cristo non c'è. E no. Oppure, certi giorni mi perdo nella tristezza dei miei pensieri, certi giorni sono apatico, certi giorni la mia testa è piena di zombie, allora vuol dire che quello che ho visto a GS non è vero. Ragazzi, questa non è la verifica, questa è una pantomima di verifica, ma non è una verifica questa.
Questa è una presunzione, la presunzione che il mistero di Dio debba coincidere con le mie immagini di Dio. Ma il mistero, come abbiamo visto, è imprevisto, non è uno schema. È sempre un imprevisto. Il primo giorno che ha fatto vibrare il nostro cuore e poi sempre così ogni giorno, il mistero non cambia metodo. Le nostre immagini, che sono un dono di Dio, non dobbiamo eliminarle, sono il sussurro iniziale, sono l'inizio. Le nostre immagini dovrebbero essere una finestra aperta all'imprevisto e invece si trasformano spesso in una misura carica di pretesa. Questa è la tentazione di sempre. È la tentazione di Giuda che, vedendo che Gesù non coincideva con la propria aspettativa, lo vende, lo tradisce, se ne sbarazza, dice non è vero. È quello che, ahimè, capita anche noi tante volte nei rapporti con le persone. Ce ne sbarazziamo al primo nodo. È la tentazione di Ponzio Pilato, dei sacerdoti del Tempio e di uno dei due ladroni sulla croce. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso. Salva te stesso e anche noi. Cristo, vieni giù dalla croce. Che Dio sei. Questa è l'immagine. Anche senza gridarla. Tante volte ce la sussurriamo solamente, come il serpente dell'Eden, che ci avvelena di sospetto. Risolvi il tuo problema. Risolvimi il mio problema. Anche Cristo ha dovuto affrontare questa tentazione quando, nel giardino del Getsemani, ha dovuto affrontare l'ora più buia della sua vita. Anche lui ha detto: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Come noi chiediamo: Signore, ma toglimi questa fatica. Anche lui ha attraversato la fatica dell'esperienza umana in modo integrale e senza sconti. Ma poi ha anche aggiunto: tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Questo, ragazzi, questa è la verifica. Questo è l'inizio della verifica. Quale verifica? Vedere che il Padre vince. Che Dio vince. Non seguire le mie immagini, ma scoprire la sua vittoria dentro la storia. Attendere di vedere la sua luce che illumina l'ora più buia del vivere, che illumina l'angolo più oscuro della mia vita, quello che mi fa paura quando mi guardo allo specchio. Quello che, quando uno mi vuol fare una foto, mi giro subito perché non mi piaccio. Vedere la sua vittoria. Sorprendermi di essere, di sentirmi, di sperimentarmi guardato come Zaccheo si è visto, si è sperimentato guardato da Gesù. Io attendo questo sguardo. Questa è la verifica. Lo vedremo bene questo pomeriggio alla Via Crucis, stando davanti alla testimonianza che Gesù dà di sé, della sua fede nel Padre, della sua sconfinata amicizia verso ciascuno di noi che sfida continuamente le nostre immagini. Ecco il nostro compito, la nostra responsabilità. Non inseguire le nostre immagini, ma accettare di vedere come Lui vince dentro la nostra vita, perché solo così saremo persuasi, solo così ci convinceremo. La speranza che non delude, promessa da Cristo,
deve mostrare di reggere davanti alle sfide che l'esistenza umana è costretta ad affrontare. La verifica è quella che Dio fa con noi. È Lui che verifica se stesso. Ascoltiamo adesso la testimonianza di Anna, un'amica che 2 mesi fa è andata in paradiso. Una sera, lei era malata, una sera al termine di un rosario su Zoom con alcuni amici, ha parlato loro così. L'ascoltiamo. Allora, ciao a tutti. Come ha detto Gio, io sono Anna, sono di Imola, ho 16 anni e a dicembre del 2017 mi hanno diagnosticato un tumore osseo raro. Come potrete immaginare, ovviamente quando me l'hanno comunicato avevo molta paura e rabbia soprattutto. Mi facevo tante domande, mi chiedevo perché fosse successo a me e poi dopo un po' di tempo pensandoci dicevo ma perché succede a me, ma perché succede agli altri, perché succede ai bambini, e non c'è risposta a questo. E cosa nel tempo mi ha fatto chiamare questa esperienza, perché io la chiamo esperienza perché non mi piace chiamarla malattia, e anzi quando la gente dice poverina, tante persone mi dicono, ma non per cattiveria, capito? Mi dicono poverina, così a me non mi dà fastidio, però non mi piace. Io la chiamo esperienza. Cos'è che mi ha fatto dire che questa esperienza è stata una grazia per me? Fondamentalmente sono state gli incontri che ho fatto, in particolare con la Chiara Locatelli, che è un medico, non è mio medico, lei fa la neonatologa, che è la mamma di Maria Bernardi, che fa GS di Bologna, tra l'altro. E io lei l'ho conosciuta in una situazione molto particolare, ero in rianimazione, in terapia intensiva, e non posso, brutto, perché i genitori possono stare solo un paio d'ore, sei sempre da solo, ecco. Lei era riuscita ad entrare e è venuta lì, mi parlava, mi accarezzava, io non dicevo assolutamente niente. Però nel momento in cui se n'è andata, l'unica cosa che sono riuscita a dire è stata, secondo me, questa ragazza appartiene al movimento. Io non sinceramente non saprei dire il perché mi è uscita questa frase, però si vede che... Perché, diciamolo, tu hai conosciuto l'esperienza del movimento, e giusto? Sì, io ho i genitori che fanno parte del movimento, okay, però va bene. Poi magari ci sono delle persone che non sono del movimento, quindi non sanno di cosa stiamo parlando. È il movimento di comunione e liberazione, qui si collega un po' di tutto. Io mando l'invito a tanta gente. Scusami, Anna. Esatto, scusami Gio. Vabbè, questo incontro è stato molto importante per me. Vorrei raccontare vari fatti che mi sono capitati, varie esperienze che mi hanno colpito, ecco. Allora, io quando ho fatto l'intervento, che è stato un intervento molto pesante, durato 7 ore, e i miei genitori ovviamente erano in sala d'attesa e erano molto agitati, ecco. Loro pensavano di vivere quelle 7 ore come uno strazio, come una cosa drammatica. Invece quel momento lì si è trasformato in una festa. Voi direte, sono matta a dire queste cose. Invece no, perché fuori dalla sala operatoria erano venute un sacco di persone inaspettate, oltre ai miei fratelli, miei nonni, persone di famiglia, sono venute amici, ma tantissimi amici, proprio la sala operatoria era piena di gente e quindi i miei genitori, nel momento in cui mia mamma si buttava un po' giù, arrivava qualcuno a dirle una parola, a farle un sorriso, e questo secondo me a loro li ha aiutati molto. È venuta anche una mamma di un ragazzo che ho conosciuto, che aveva la mia stessa malattia, che non c'è più, e mi ha colpito molto perché lei in quel luogo lì aveva perso suo figlio e mi commuove un po', però e invece per me è riuscita a rientrare dentro quell'ospedale solo per far compagnia a mia mamma, e quella cosa mi ha
mi ha stupito molto. Un altro fatto che volevo raccontare è che io appena tornata dall'ospedale, e cioè quando avevo fatto l'intervento sono tornata a casa e avevo paura a stare a casa perché avevo un gran male e piangevo perché volevo tornare in ospedale perché mi sentivo al sicuro, a casa avevo paura a stare a casa. E io alle 10 di sera ho chiamato la Cristiana, che è un'infermiera che è stata qui con noi anche a Rosario. È collegata con noi anche oggi, mi sembra di averla vista prima, non so se sia rimasta per la testimonianza, però sì, è la Cristiana che abbiamo conosciuto tutti qua. Esatto, contate che io sono di Imola, lei di Bologna, quindi 40 minuti di macchina. Ecco, io alle 10 l'ho chiamata e le ho detto: Cri, io ho bisogno di vederti, non sto bene, ho bisogno di te. E lei mi ha detto: vieni pure da me. Conta che loro sono in 9 in casa e questa cosa secondo me non era per niente, cioè non era per niente scontato che lei mi dicesse: vieni alle 10 di sera, poi per far cosa? Per farmi compagnia. E questa cosa mi ha colpito veramente tanto. E secondo me avere una compagnia di amici che pregano con te, che ti richiamano continuamente a ciò che è vero, non è lo stesso che vivere da soli, non so se mi spiego. E questo gesto che faccio anche, io partecipo sia al Rosario che alle lodi la mattina. Le lodi contate che sono alle 7:30 e io che sono la dormigliona, se non ci fosse stato qualcuno che mi ha invitato, me l'ha presentata come una cosa bella, io avrei detto col cavolo che mi sveglio per fare le lodi, cosa che io non ho mai fatto sinceramente. Invece vedo che questo momento anche delle lodi mi cambia la giornata. E secondo me è interessante vedere ragazzi così giovani che vivono intensamente il reale così, perché secondo me vivere intensamente il reale è proprio questo. E volevo leggere una frase che aveva detto Carron e Don Pigi nell'incontro che hanno fatto per Pasqua, no? Carron ha detto: sono state presenze veramente amiche, presenze così eccezionali che ci lasciano senza parole, in silenzio. E Don Pigi ha detto: lo hanno fatto con gesti semplicissimi, una telefonata, un messaggio, ma erano diversi dalle altre telefonate, perché non si vergognavano di noi, ci rimettevano davanti alla realtà, ci hanno voluto più bene di noi stessi, e la loro diversità è stata facilissima da individuare in questo periodo così difficile. Ecco, io penso che nella mia esperienza di averle trovate queste presenze amiche, e ne sono veramente grata. E tutto questo che vi ho raccontato secondo me dà un senso alla mia malattia e niente, questa compagnia mi solleva un po' da quello che può sembrare un nulla tra virgolette. Questo. Anna, posso farti una domanda? Tu rispondi come te la senti, poi anche non lo so perché non mi è venuto in mente adesso. La malattia che hai ti ha fatto vedere con più chiarezza delle cose che prima non vedevi, magari tipo eri annebbiata o che non prendevi in considerazione o che davi per scontato, in che, cioè, cosa ti fa dire che è stata una grazia? Perché questa è la parola che ho usato, ok? Esperienza è interessante, cioè forse un percorso di crescita è stato per te, no? La grazia dà proprio una connotazione positiva a questa cosa. Non lo so cosa. Allora, io devo dire che prima della malattia ero, cioè, un adolescente, no? Lo sono anche adesso, però non interessava molto andare in chiesa, pregare, non mi interessava questo. Invece io dico, grazie alla malattia, che poi sono grazie alle persone che ho incontrato, mi hanno, diciamo, messo sulla strada giusta, perché io comunque adesso che dico il rosario, adesso che faccio cose che prima non facevo, mi sento veramente felice. E questa è una grazia, secondo me.
Io adesso mi sento veramente felice. Questa è la speranza alla prova delle circostanze. La luce che entra e illumina l'ora più buia. Questa è la verifica della fede. Una voce, pensate, solo una voce, come quella di Anna, che diventa immediatamente l'amica più cara che ci sia, senza averla mai vista. Ma per quella vita e quella felicità, quella vibrazione che passa da lei, di cui lei stessa si stupisce. A una così viene voglia di andarle dietro, viene voglia di abbracciarla, ma ci sarà l'occasione. A una così sarebbe sciocco disobbedire. Scriveva Santa Teresa d'Avila: sono tua perché mi hai creata, tua perché mi hai redenta, tua perché mi hai voluta, tua perché non sono perduta. Eccomi, mio dolce amore, che cosa vuoi fare di me? Sia nella gioia che nel dolore, che soltanto tu viva in me. Ascoltiamo vostra soi. Il nostro compimento non è nessuna delle nostre immagini. Noi non siamo compiuti quando si realizzano le nostre immagini, ma noi siamo compiuti quando ci scopriamo amati da qualcuno. Non è fare qualcosa che ci soddisfa, ma è essere di qualcuno.
dentro ogni istante della nostra esistenza. Come Anna, tutta, tutta di Cristo. Allora, perché affannarsi tanto quando è così semplice obbedire? Ma obbedire non alle circostanze cieche, non al caso, ma alla sua presenza così piena di tenerezza per la mia vita. Quinto, ultimo e breve passaggio, la letizia. Chi accoglie quella presenza dentro la propria vita, chi obbedisce a Cristo, cioè chi obbaudire, no? Chi sta in ascolto di Cristo, chi ne sente la voce, ha il potere di vivere un rapporto nuovo con la realtà, senza che gli sia risparmiato nulla, ma vivendo l'avventura della sorpresa della sua vittoria. Così chi cammina nella vita riconoscendo che Dio è tutto, è lieto. Trova perfino letizia e comunque pace anche nelle situazioni più tristi. Chi non accoglie quella presenza, che peccato. Il peccato non sono le sciocchezze che facciamo e non facciamo. Queste sono le conseguenze. Il peccato, la radice del peccato è non ascoltare Lui, non andare dietro a Lui e andare dietro alle nostre immagini, le false promesse di bene. Raccontava una di voi: io non voglio obbedire a un mero ordine, voglio fare una cosa perché la decido io, perché ci penso io con la mia testa, non come un burattino che esegue ordini. Se obbedire vuol dire questo, allora preferisco affannarmi, almeno è una ricerca mia, giusto. Ma un'amica poi mi ha fatto notare di avere una visione ristretta dell'obbedienza. Obbedire non vuol dire solo eseguire ordini, ma anche rispondere a un amico che ti chiama e ti chiede di vederti. L'obbedienza non è per forza in contrasto con il mio volere. Può essere anche qualcosa davanti alla quale io sussulto e scelgo di andarci dietro. Questa è l'obbedienza. Ragazzi, l'unica obbedienza che noi dobbiamo è l'obbedienza al nostro cuore. Al nostro cuore e a colui che questo nostro cuore fa sussultare. Abbiamo quindi una semplice ma stupenda avventura da vivere. Agnese, nella testimonianza iniziale di questa mattina, concludeva così: dopo la mattinata, le 6 peggiori ore della mia vita a scuola, nel pomeriggio poi però qualcosa è cambiato. Ciò che mi ha permesso di calmare tutte queste preoccupazioni e non annegare è stato il pensiero che io, se guardo alla mia vita, ho incontrato qualcosa. Io ho ricevuto qualcosa per cui posso dire, anche se la mia vita finisse domani, io sarei grata di ciò che mi è successo, perché anche se ho solo 17 anni, ho incontrato qualcosa che non mi toglie le preoccupazioni, ma rimane come un segno indelebile che non può essere scacciato via dalle preoccupazioni del presente e del futuro. Quella cosa è successa e non me la toglie nessuno. Altro che zombie nella testa. Quella cosa è successa e non me la toglie nessuno. Cara Agnese, che non è qui, non solo non te la toglie nessuno quella cosa, ma ti è continuamente ridonata attraverso volti vivi, felici e modalità sempre nuove. Con questo desiderio andiamo a Roma dal Papa. Con questa attesa possiamo entrare dentro tutte le circostanze e gli imprevisti della vita. Come mi scriveva una questa notte, contributo in extremis, il mio obbedire
sta nel seguire la strada che ogni giorno mi viene offerta come un dono. La strada è la strada che percorre Lui. È Lui che mi viene incontro, che viene ancora. È Lui che continua ripetutamente a capitare. Di questo faremo la nostra verifica per la speranza e la letizia con cui Lui riempie il nostro cuore. Dolce Cristo, o Dio buono, mio amore, mia vita, mia gloria, ci alziamo in silenzio e concludiamo ascoltando il Dulcis Christi. Dulcis Christi, o boni Deus, o amor meus, o vita mia, o salus mia, o gloria mia. Dulcis Christi, o boni Deus, Dulcis Christi, l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ecco la serva del Signore. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nei nostri cuori la tua grazia, o Padre, tu che hai l'annunzio dell'angelo, ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Veni, Sancte Spiritus.